Salve a tutti e benvenuti in questo terzo video NDS dedicato al mondo del lidio. Io sono Davide Renzetti e faccio parte del team di ingegneri che ha sviluppato il sistema Telion. Oggi vi parleremo di Trilink, ovvero di questo dispositivo e di questo display che accompagna le nostre batterie Trilion. L'installazione infatti è molto semplice, basta collegare questa parte al polo positivo della batteria motore, quest'altra parte al polo positivo della batteria Trilion ed infine la parte centrale a tutte le utenze del camper, quindi alla centralina, ai caricabatterie, al frigorifero, eccetera, eccetera, eccetera. Infine è richiesta una connessione fra la massa della batteria Trilion e la massa della batteria motore. Sul display vengono visualizzate lo stato di carica della batteria Trilion, la tensione della batteria motore e l'attuale tensione e corrente della batteria Trilion, sia essa in carica che in scarica. Perché abbiamo affiancato il sistema Trilink alla nostra batteria Trilion? Semplicemente per gestire al meglio tutta la carica proveniente dall'alternatore. Tramite questo dispositivo infatti si riescono ad avere delle correnti di carica molto elevate, riusciamo ad avere addirittura dei picchi di 80 A. Ed inoltre riusciamo a rendere il sistema anche più sicuro. Questo perché? Perché il sistema Trilion, tramite l'impianto che si va a svolgere su di esso, si va a sovrapporre all'impianto originale del mezzo. Quindi questo impianto originale del mezzo non viene assolutamente intaccato, non c'è bisogno di fare il classico taglio e cuci sui cavi. Tutta la corrente quindi preferisce passare attraverso di esso. In questo modo si riescono quindi ad ottimizzare anche i tempi di carica, perché passando maggior corrente attraverso il sistema Trilink dall'alternatore alla batteria, il sistema si ricarica ovviamente più velocemente. Tutto questo si traduce in un benefit per la vostra vacanza, perché in quei piccoli spostamenti che fate durante il vostro viaggio itinerante riuscite a dare una buona carica alla vostra batteria. Tutto questo ci consente di evitare di portarci quei fastidiosi ed ingombranti generatori, che oltretutto hanno un peso, hanno un costo, possono anche emanare dei cattivi odori per via del fatto che comunque dobbiamo portarci del carburante. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!